amici, ciao, benvenuti nella splendida cornice di casa mia, perché qui mi trovo. Allora, unboxing time, uno e due, opla, ops, ecco qui. Allora, ho promesso al mio amico Vin che avrei fatto anch'io questi video di unboxing. Allora, adesso in questi giorni dovrebbero arrivare un po' di cose che ho acquistato online, in realtà, e per il mio laboratorio. Quindi si tratta di cose che servono per chi fa gioielli, bigiotteria, per chi lavora, diciamo, per chi ama il fai da te, mettiamola così. Allora, questo più grande lo lasciamo Vincenzo, sai già che cos'è, mio amico Vincenzo. Saluto Vincenzo, che è un caro ragazzo che mi ha dato un sacco di dritte per acquistare le pinze giuste, i files, intendo dire le lime, e Vin, sappi che ho acquistato le wabbers, arriveranno tra qualche giorno. Allora, cominciamo da questo pacco piccolo, eccolo qui. Allora, che è, adesso te lo dico, aspetta un secondo, dunque, Orafoshop.it, Bailo Aldo e figlio. Questo negozio si trova Basaluzzo di Alessandria, però ovviamente l'ho comprato online. E vediamo che cosa ho comprato. In tempo reale. Ho fatto resistere finora, solo che dovevo farmi la doccia, dovevo sistemare un po' di cose in casa. Allora, ecco, vediamo se mi taglio una vena anch'io. O una tetta, a seconda. Questa la riciclo quando spedisco le cose, io la riciclo. La raccolgo, non c'è problema. Allora, cosa? Ma sono queste cose che ho comprato, ma boh. Dunque, mattonella di porosite, due le ho prese. Dunque, mattonella di porosite, ne ho prese due per... Ah, ma è dura la porosite, non è come la magnesite. Per la saldatura. Ecco. E... Dai, apriamone una così, vediamo. Per saldare, poi vi farò vedere la postazione. Ah, vedi, io di solito non ho mai comprato la porosite. Mattonella, insomma, mattone refrattario. Ok, due... Poi, forbicione da orefice, questo serve a tagliare le lastrine di metallo, eccolo qua il mio forbicione. Oh, sei bello, mi piaci. Le forbicioni, voilà, hai visto? Poi, pasta isolante per saldare sempre, per isolare dove non volete saldare, ok? È un unboxing, quindi non sto spiegando per filo e per segno l'uso, cioè adesso in questo caso però... Un abiro? Credo che mi abbiano mandato... Grazie, Orafoshop, grazie per l'abiro, questo sicuramente è un cadeau. Grazie mille. Sono stati velocissimi, Devo dire che sono stati velocissimi. Punzoni. Allora, ci dovrebbe essere un altro punzone. Ho preso due punzoni per... Allora, questo ricurvo per gli anelli e dove non arrivi praticamente per punzonare scrivendo argento 925. Ti faccio vedere questo ricurvo.
Ok, e poi l'altro diritto. Questo va più negli anelli. E questo è invece un punzone diritto. Credo di avere speso in totale una sessantina di euro, forse un po' di più. Circa, mo te lo dico. Metto gli occhiali. Allora, dunque ho speso 60 euro. Secondo me ci sta. Ci sta, sì, sono molto contenta. Tra l'altro segnalo che non mi hanno fatto pagare la spedizione, cioè per spese che siano superiori ai 50 euro, su questo sito non si pagano le spese di spedizione. No, non sto sponsorizzando nessuno perché questo è un acquisto che ho fatto di testa mia in tutto e per tutto. Vuoto, vuoto e adesso non c'è più niente. C'è il volantino, però sono stati molto veloci, li ringrazio, se mai capitassero da queste parti, visto male. Allora, e questo qui è una sola cosa. Caro Dremel, io ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per me, con me, anche con me, in 16 anni di lavoro, 16 anni col mio Dremel, quante avventure. Prima il mio laboratorio di restauro, poi i gioielli, tanta fame, tanti guai, ma tanta passione. Quante cose belle abbiamo realizzato, quante avventure. Io ti ringrazio, ma mo vai in pensione. Devi andare in pensione perché io mi sono innamorata. Perdonami. Io non ti merito, non ti merito. Merito questo. Merito questo, scusate qui. Ha ballato tutto. Il Dremel Fortiflex. Fatemelo guardare un po', Dremel Fortiflex. Questo è un micromotore, si chiama così, giusto? Flex Shaft, finalmente, era ora. Mi mancherà la... Sicuramente devo accattare l'asta che manca. Dunque, ci sono alcuni pezzi insieme al Flex Shaft. Beh, pochi pezzi, va bene, non penso che ne farò gran cosa. Poi ti potrò dire, ma va bene, ci sono 21 accessori, non mi pare di vedere grandi cose. Sono pezzi che userò poco, secondo la mia. Apriamo. Dunque, il mio primo micromotore. Oddio, 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 addio. Mio piccolo Dremel, sedicenne, che non mantenevi più neanche la velocità minima, praticamente partiva subito. Ma tu non sai quanti anelli mi sono rimasti agganciati dentro al Dremel per poi partire in aria. Voglio che guardiate prima voi. Fatti vedere, io già ti amo, sento che può nascere qualcosa. Finalmente un micromotore! Guarda! Guarda un micromotore, se lo vedi così può sembrarti moscio, ma non lo è, credimi, un micromotore per lavorare. Le voilà, Vin, eccolo qui. Poi pesicchia, motore a sospensione, pesicchia, accidenti. Qui ci sono delle... Ah, ecco, dentro ci sono... Queste non erano indicate, sono le punte. Non sapevo ci fossero. Ce le avevo già, le usavo con l'altro, però mi si sono andate a farsi benedire in 2 secondi. Bene, sono contenta che ci siano le punte da trapano. Ok? C'è il pedale, mazza quanto pesa, c'è il pedale. Perché va a pedale, ovviamente. Oh. Se riesco a farlo vedere perché è agganciato all'interno della scatola. Eccolo. Poi, che c'è ancora? Beh, questo è per regolare. Ah, ok, la cosa cos'è? A cremagliera questo, sì.
sono gli utensili per la manutenzione. Poi ci sono in un sacchettino normale i pezzi, diciamo, collegati, ma sono poche cose, ma questi li ho anche, questi pezzi, ok? Che puoi vedere qui all'interno, ma io avrò bisogno di altre cose, quindi li dovrò comprare a parte. Questi li comprerò a parte. Qualcosa ho già, sì. Comunque, col povero mio Dremel facevo tutto quello che potevo, cioè, guarda, ci si arrangia. E c'è qualcos'altro? Che? Ah, va bene, questi che saranno? Per agganciarlo, non so, adesso mi devo studiare la situazione. Per agganciarlo da qualche parte. Vediamo se riesco a farti vedere il contenuto. Olè. Poi me lo studio e ti mostro naturalmente anche il funzionamento. Ora, naturalmente, questa situazione no. E non sono contenta, sono molto contenta perché li dovevo ricomprare, perché questi vanno come il pane. Sono molto contenta che ci sia questo. E niente, bisognerà comprarla a sta parte. Quanto ho speso? Tanto. Questo l'ho pagato, l'ho preso su Amazon e ho scelto un venditore che aveva, devo dire, ottimi feedback. Il venditore, diamo Cesare quel che è di Cesare, si chiama Ciumbia, dove l'ho lasciato? Ora te lo dico, abbi pazienza. Venditore italiano, tutti e due italiani, sono contenta di aver comprato Fair Store, Fair come ferro, store, www.fairstore.com. Fattura di accompagnamento e io ho pagato in totale 251 euro ed era comprensivo della spedizione, oppure era spedizione gratis, adesso non saprei dirti come interpretarlo, però questo è il costo, 251, sì, costicchia, adesso. Ecco perché ho mantenuto vivo l'altro Dremel per 16 anni. Però adesso è arrivato il momento di cambiare, ragazzi, di cambiare. Sono molto felice. Adesso per rimettere tutto dentro, al prossimo unboxing. Deve arrivare roba, rimanete sintonizzati perché arriva roba.